stata la Fiorentina ad aggiudicarsi la decima edizione della Prato Cup. La manifestazione, andata in scena al campo Luca Conti di Galciana, riservata ai Pulcini 2007, ha visto l'affermazione dei Viola, che nel girone finale hanno avuto la meglio sul Prato. Grande affluenza di pubblico per una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento nazionale per la categoria. Infatti alla Prato Cup hanno partecipato 12 squadre provenienti da tutta Italia. Oltre alla Fiorentina, prima classificata, da annotare il secondo posto del Prato, il terzo del Livorno, il quarto dell'Empoli, quinto posto per i sorprendenti padroni di casa della Galcianese, capaci di una prestazione davvero da sottolineare. Alle premiazioni presente anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Altro appuntamento di grande calcio giovanile a Calenzano, dove è andato in scena la seconda edizione del Memorial Lorenzo Donati, riservato alla categoria esordienti A. Anche a Calenzano a primeggiare è stata la Fiorentina, che nella finale per il primo e secondo posto ha superato il Tau Calcio per 3-1, mentre nella finalina per il terzo e quarto posto la Lucchese ha superato i padroni di casa del Calenzano. Alle premiazioni delle squadre presente anche Giancarlo Antonioni. Una bella manifestazione in ricordo di Lorenzo, un ragazzo che è deceduto per un incidente automobilistico, e quindi oggi questa manifestazione è stata importante per ricordare questo giovane che ci ha lasciato. Quindi la mia presenza oggi è esclusivamente per questo, e poi vedere questi ragazzi giovani partecipare a questo torneo che sicuramente sarà ricordato sempre con affetto. Mi ha fatto piacere che ci sia tutta questa gente e soprattutto questi giovani, visto che poi il torneo è intitolato praticamente ai giovani del 2004, e quindi un enorme piacere vedere tutte queste persone presenti, chiaramente per ricordarsi di Lorenzo, visto che ci ha lasciato molto giovane. Lo spettacolo del grande calcio giovanile. Last night you were in my room. Now my bed sheets.